Resta obbligatorio il distanziamento sui treni ad alta velocità. Lo stabilisce un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che a poche ore dal via libera del MIT all'utilizzo di tutti i posti a sedere tira la frenata rapida. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela, spiega il ministro, accogliendo le preoccupazioni del CTS. L'improvvisa ordinanza, che torna a limitare la capienza dei treni, provocherà lunedì disagi per i viaggiatori. Nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia, lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l'estero. E quanto evidenzia il bilancio demografico nazionale 2019 dell'Istat? La diminuzione delle nascite, meno 4,5%, è di oltre 19.000 unità rispetto al 2018. Nel 2019 sono stati iscritti in anagrafe per la nascita 420.170 bambini. Il calo si registra in tutte le ripartizioni, ma è più accentuato al centro, meno 6,5%. Per la prima volta ci sarà una pattuglia mista tra le forze di polizia d'Italia e Francia alla frontiera italiana, che sarà dispiegata a fine agosto e inizio settembre per monitorare i fenomeni migratori. Lo ha annunciato il ministro degli interni francese Gérald Darmanin. È un grosso passo in avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani. Ci sarà anche una forza di polizia di frontiera italiana a Bardonecchia. Saldi estivi finalmente al via. Dal 1 agosto le vendite di fine stagione sono partite in tutte le regioni. Secondo Confesercenti, l'interesse dei consumatori è in crescita. 6 italiani su 10 hanno già deciso di acquistare, un dato quasi doppio rispetto al 33% registrato in occasione dei saldi estivi 2019. In calo invece il budget medio previsto per gli acquisti, che passa a 116 euro, il 20% in meno rispetto allo scorso anno. 146 euro.